Come avete capito, parliamo adesso di materie prime, lo facciamo con Giancarlo Dall'Aglio in collegamento con noi, commodititrading.it. Giancarlo, ben trovato. Buon pomeriggio Giacomo, un saluto a tutti. Dunque, l'Europa che si ricompatta attorno all'embargo al gas russo, ma si ricompatta anche nel senso che evidentemente non è ancora arrivato il momento per applicare questo stop totale. Il petrolio invece prosegue la sua, diciamo, lieve ma evidente discesa, lo dicevo anche nel blocco precedente, il rilascio delle scorte energetiche da parte degli Stati Uniti e dell'EIA sicuramente stanno facendo il loro, insomma, da questo punto di vista, e dopo il WTI, forse abbiamo visto poco fa essere sceso, aver raggiunto il minimo il Brent, lo UK Oil, oggi è arrivato anche sotto i 100, adesso si sta ristabilizzando appena sopra i 100, però insomma è un ribasso che prosegue, lo si vede anche in un grafico settimanale in effetti. Giancarlo. Sì, Giacomo, le forze che muoiono che muovono il petrolio in questo momento al ribasso, a mio avviso, sono tre. Il primo punto è quello a cui hai accennato tu, e cioè il rilascio delle scorte strategiche americane, fra il milione e il milione e mezzo di barili al giorno, 180 milioni di barili stanziati da rilasciare. Se fosse 1 milione al giorno significa 6 mesi, e questo sicuramente contribuisce a portare l'output americano sui livelli del 2020, perché sappiamo che mancava più o meno 1 milione di barili ad arrivare ai 13 milioni e 2, e quindi dalla parte degli Stati Uniti siamo a posto. Il secondo elemento è quello dei numeri della Russia, perché nonostante tutto ciò che si dice sull'embargo, sul fatto che ci sarebbero dei blocchi anche da parte degli Stati Uniti nell'import, perché gli Stati Uniti importano petrolio anche dalla Russia, lo sanno in pochi, insomma, c'è un gioco di import-export. Nonostante tutto ciò, i dati di questa settimana ci dicono che l'export da parte della Russia è di soli 800.000 barili in meno rispetto al suo quantitativo normale, che è di circa 5.500.000 barili. E quindi ben poca roba, insomma, rispetto a quanto si aspettava o rispetto a ciò che potrebbe capitare in caso di embargo totale. Ma anche se ci fosse embargo totale, sarebbe da parte dell'Europa, ma la Russia esporta anche verso altri paesi, e in particolare ha rafforzato i suoi rapporti con i paesi asiatici. Quindi questo è il secondo punto. L'ultimo punto, che è quello che sta dando il là al ribasso nelle ultime giornate, nelle ultime 2 giornate almeno, è quello della domanda, che fino adesso è rimasta molto sostenuta. Abbiamo avuto un primo trimestre del 2022 con domanda superiore alla media per una serie di ragioni, tra cui anche l'accantonamento dell'utilizzo del carbone negli Stati Uniti in molti posti a vantaggio del petrolio e anche del gas naturale. Ma i dati di mercoledì scorso sulle scorte hanno evidenziato per la prima volta dopo molte settimane una ricostituzione delle stesse, anziché una diminuzione. Significa che probabilmente stiamo iniziando ad assistere a un po' di distruzione della domanda a causa dei prezzi alti e di tutto ciò che sta avvenendo. Quindi questo credo che sia un elemento importante che sta determinando incertezza da parte del mercato. Da cosa lo notiamo? Lo notiamo anche dagli spread sul petrolio. Sappiamo che c'era una backwardation fortissima che era arrivata addirittura a 16 dollari, confrontando per esempio la scadenza giugno con la scadenza dicembre 2022. Questi spread si sono ridotti tantissimo in concomitanza con il ribasso del petrolio, ma indicano anche che gli algo traders e che tutta una serie di attori di mercato, tra cui i commercial, stanno cominciando a tirare i remi in barca e passano a una situazione di neutralità. Non escluderei addirittura di poter andare in parziale contango per qualche settimana. Attenzione, questa è una notizia, perché avevamo una backwardation che addirittura si spingeva fino a 4 anni. Questo significava non tanto il fatto che il mercato prevedesse prezzi più bassi in futuro, ma che prevede prezzi molto molto forti, domanda molto molto forte attualmente, a fronte di una offerta insufficiente. Insomma, tutto ciò che è stato detto fino adesso sulla curva dello stoccaggio, che è in discesa e che potrebbe scendere ancora verso la fine del 2022, da qualche giorno viene messa in dubbio proprio da questi elementi,
che stiamo osservando sul mercato e dai dati che ci arrivano. Quindi massima attenzione, e piuttosto ciò che forse converrebbe fare è attendere, rimanere fuori. Le occasioni sul mercato si ricreeranno in ogni caso, e se arrivano prezzi più bassi potrebbero essere ottime occasioni per andare long. Ora il VTI, il WTI sta testando i 95,4, grosso modo, che da 14 febbraio fino alla fine di quel mese aveva tenuto bloccato il mercato appunto al di sotto di questo livello prima dell'esplosione che ha portato a 130. Possiamo più o meno provare a identificare un target possibile? Dicevi tu che a prezzi più bassi può essere una buona occasione, più bassi cioè? Io direi 88 per il petrolio, che significa appunto il minimo di febbraio, ma forse anche qualcosina in meno se continuerà questo trend, soprattutto dal lato della domanda. Credo che la domanda sia molto importante in questo momento. È chiaro che sembra un paradosso, perché ci avviciniamo all'estate, andiamo verso l'estate, andiamo verso la driving season, che è il momento di domanda più forte, certo. Però attenzione, perché se la Russia continua ad esportare, c'è una... ci sono dichiarazioni continue, no? Ieri anche il Parlamento europeo ha votato con una buona maggioranza, per esempio, sull'embargo del gas. Però poi alla fine contano i numeri, e se i numeri ci dicono che la diminuzione dell'export è inferiore alle aspettative, perché tre settimane fa era meno 1.800.000 barili, gli ultimi numeri ci dicono solo 800.000 barili, vuol dire che qualcuno sta comprando. Tra l'altro la Russia sta applicando uno sconto molto importante di quasi il 30% rispetto ai prezzi spot. Questo significa che su un milione di barili chi poi va a rivendere ha un utile di circa 30 milioni di dollari. Insomma, non sono cifre da trascurare, e quindi c'è sempre qualcuno che proverà, insomma, ad approvvigionarsi lì. Vediamo allora cosa succede sul gas. L'ho detto poco fa, quello americano insomma ha raggiunto massimi importanti, si torna indietro di oltre 7 anni con il valore che proprio oggi è stato segnato, anche se con volumi non così importanti, 6,58, mentre il TTF, insomma il gas europeo, qui dobbiamo andare a vedere più un grafico settimanale, comunque sia, insomma, siamo a 104,56 euro per megawattore, ben distanti dai super massimi, per usare un'espressione un po' pugilistica, di 227 raggiunti nell'inizio del mese di marzo, ma anche ancora decisamente al di sopra dei valori pre, diciamo così, botto inflazione e per la ripresa, insomma, per il post-Covid e i colli di bottiglia e situazioni che abbiamo già avuto modo di raccontare. Ma possiamo ripartire dai massimi del natural gas, come detto adesso c'è dello 0,39%, ma sembra quasi un doppio massimo, anche se è stato battuto quello rispetto a ottobre 2021. Sì, sono chiaramente dinamiche totalmente diverse, certo. Tra quella, insomma, del 2014 e quella attuale. La differenza fra il gas e il petrolio sta nel fatto che sul gas non ci sono scorte strategiche da mettere fuori, e c'è lo stoccaggio che serve per la stagione, e in questo momento la domanda resta molto forte a fronte di un deficit di scorte che permane. Molto dipenderà naturalmente anche dalla questione meteo, come al solito molto importante su questa commodity. In caso di estate calda la domanda sarà forte, continuerà ad essere forte, esattamente come lo scorso inverno, dove abbiamo assistito a un inverno più freddo del normale, soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio, e questo ha accentuato il deficit, che attualmente è del circa il 17% rispetto alla media a 5 anni. E poi c'è tutta la questione che riguarda gli accordi fra Stati Uniti e i vari paesi europei a cui è stato promesso di inviare LNG, quindi gas naturale liquefatto. Attenzione, perché come dico da molte settimane, gli Stati Uniti sono già al massimo della loro capacità di export, quindi non so fino a che punto possano ancora intervenire. È abbastanza aleatoria questa cosa, a meno di non aumentare gli impianti in funzionamento, i cosiddetti rigs. C'è ancora spazio, però ovviamente accendere impianti richiede tempo, come succede sempre in questo settore.
Ed ecco il motivo, insomma, della salita del prezzo, perché potrebbe non esserci abbastanza gas naturale rispetto alla domanda. Sul gas, naturalmente, la narrazione dei governi europei è molto più forte rispetto a quella del petrolio. Sì. Vedremo a cosa si andrà incontro. Lo dico praticamente tutti i giorni da mesi. Probabilmente chi fa queste dichiarazioni o non capisce bene di cosa sta parlando, rimanere appunto senza energia, oppure fa populismo, insomma, devo dirlo, perché il risultato sarebbe non solo quello di mettere il maglione di lana in inverno, ma quello di provocare un crollo dell'economia ben superiore a quello del 2020 relativo al Covid. Quindi ritieni, adesso non restiamo ben lontani da posizionarci a livello politico, perché non è la sede, però questo, diciamo che l'uscita, la dichiarazione di Draghi sul termocondizionatore o guerra potrebbe essere mal recepita, insomma, il senso potrebbe essere questo? Ma io ho altre dichiarazioni simili, insomma, di Draghi in altri ambiti in cui preferisco non entrare. Ma non lo facciamo. Non lo facciamo, ma ritengo che preferisco tacere. va bene, nessun problema. Peraltro vi invito a dare un occhio anche al sito commodities-trading.it, che è appunto il sito di Giancarlo Dall'Aglio, che c'è una interessante intervista a Michele Marsiglia, il quale è il presidente della Federpetroli Italia, e che, insomma, indica quali dovranno essere evidentemente le alternative per un'Italia che dovesse rimanere, non diciamo priva completamente del gas russo, ma quantomeno, insomma, se dovesse aver bisogno di più gas. E, insomma, si parla di Qatar, di Algeria, di Libia, il ruolo di Eni nel corso degli anni. Eni peraltro ha scoperto questo giacimento negli Emirati Arabi Uniti, e ovviamente i tempi saranno lunghi per l'estrazione, eccetera eccetera, ma insomma si tratta di una scoperta su questo fronte positivo. È sicuramente interessante, insomma, la testimonianza del presidente Michele Marsiglia, presidente appunto di Federpetroli Italia. Dimmi. Giacomo, mi permetti di fare un'osservazione a tal proposito? Ecco, vai. Se ne parla poco, perché qui si continua a parlare appunto di embargo, di colpire Putin, eccetera, ma appunto non si parla, per esempio, del fatto che l'Italia ha una risorsa importantissima, che è proprio quella che hai citato, e cioè Eni, che ha giacimenti in diverse parti del mondo, li controlla, e quindi con un piano serio, naturalmente, si potrebbe porre rimedio alla situazione, si potrebbe far fronte, ovviamente non in una settimana o in tre mesi, ma sarebbe possibile. Cioè, sotto questo profilo l'Italia è messa molto meglio della Germania, per esempio, che ha molto più bisogno del gas russo, in quanto noi lo prendiamo anche da altre direttrici. E quindi ecco perché, insomma, quella frase non è, a mio avviso, accettabile. Piuttosto si poteva dire: guardate, stiamo provvedendo, abbiamo le risorse per poterlo fare tranquillamente. Diciamo che, insomma, abbiamo assistito a uscite più felici, ecco, dai, da parte del nostro premier. Capita a tutti, assolutamente. Giancarlo, credi in questa ripresa a cui stiamo assistendo proprio in questi istanti del gold, che siamo a 1946 dollari l'oncia più 0,8%, particolare il fatto che si stia apprezzando in un momento in cui il dollaro è particolarmente forte, tant'è che sul proprio indice è oltre quota 100, però quei 1930 li ha subiti, li sta subendo ancora, che dici? Sì, effettivamente è sorprendente il movimento del gold di oggi, che è fra due forze: la forza rialzista dovuta al fatto del suo ruolo di bene rifugio, siamo in un conflitto, quindi, insomma, e mai come adesso le banche centrali stanno accumulando oro, e poi c'è l'altra forza ribassista, ed è questo che tiene in equilibrio in trading range stretto l'oro, che è quella dell'aumento dei rendimenti obbligazionari. Tra l'altro questa settimana c'è stato un'accelerazione molto forte dei rendimenti obbligazionari, dovuta anche all'intervento della responsabile della Fed della Florida, la quale da colomba è diventata super falco, ha detto: ho cambiato idea, bisogna accelerare con l'aumento dei tassi. Insomma, ha confermato quella che è la politica monetaria attesa da parte della Fed, se è possibile ancora più aggressiva
rispetto a quanto si pensava. Ha anche detto che solo gli stolti, non cambiano idea, certo, Giancarlo. Certo. Ok, perdona la battuta, ti ho interrotto. E poi c'è la questione dollaro che si apprezza e ovviamente, come hai sottolineato correttamente tu, va un po' contro l'aumento dell'oro. E invece oggi abbiamo appunto un aumento corale, devo dire, dei preziosi oro, argento in misura inferiore e anche il platino che rimbalza. L'idea che la banca centrale russa in qualche modo decida di vendere le riserve aurifere per far fronte diciamo alle sanzioni che potrebbero anche aumentare, perché comunque così come la Russia non ha ancora usato probabilmente le armi più distruttive in Ucraina, è anche vero che l'Europa non ha ancora utilizzato le sanzioni più pesanti, ma insomma, dato che si parla delle se il rublo non si può più usare, premesso che il rublo adesso è tornato ai livelli pre-conflitto, ma se volesse usare le valute di riserve, dollaro e euro, che sono congelate, c'è l'oro, l'idea che cominci a vendere oro per così insomma ottenere i proventi necessari per gli acquisti insomma dei beni, dato che la Russia importa parecchio, è diciamo così accettabile come previsione? Forse sta già avvenendo, la vendita dell'oro non può essere massiccia, se no il prezzo crolla. Questo fronte può essere un punto importante? Sinceramente non lo so, Giacomo. Sicuramente la mossa dei rubli, mettendoci dalla parte del Cremlino, credo sia stata azzeccata, perché ha un po' spiazzato il mercato. Poi alcuni paesi so che hanno aderito, la maggior parte dei paesi UE dice no, sì. Chiaramente un muro contro muro politico, ci mancherebbe altro, per cui vedremo come andrà a finire. Sicuramente il fatto che il rublo però sia tornato ai livelli pre-crisi è indicativo di ciò che pensa il mercato, secondo me, perché poi alla fine il mercato ha sempre ragione, forse insomma è un indicatore da prendere in considerazione anche da parte della politica, direi. Prima di salutarci ti chiedo un commento anche su quello che alcuni stanno già titolando insomma a livello di notizie web, regia il titolo 3, come la guerra potrebbe spostarsi dal carburante alle agricole. Oggi il grano ad esempio guadagna il 2,2%, graficamente cambia poco, però insomma tecnicamente vediamo una sorta di engulfing bullish, e comunque insomma i prezzi sono molto molto alti, non come quelli a inizio della seconda settimana di marzo a 1,286 dollari per bushel, ma comunque anche il prezzo del alimentare, insomma a partire dal grano ma anche il mais, comincia a essere osservato con preoccupazione. Beh, il grano sicuramente, perché Russia ed Ucraina hanno il 29% dell'export mondiale. Quel massimo che hai citato tu di qualche settimana fa, probabilmente è un massimo che sconta tutto il peggio, cioè sconta il fatto che vi sia un ban completo dell'export russo e un raccolto inesistente di grano in Ucraina. I prezzi poi si sono ridimensionati. Il 31 c'è stato anche il report sulle intenzioni di semina negli Stati Uniti, che ha favorito il mais, perché si seminerà meno mais rispetto agli ultimi 4 anni e invece più soia. Ieri poi sono usciti i dati sull'export e a sorpresa la soia è ritornata prepotentemente a salire, perché c'è stato un dato di export forte e voci insistenti di ordini molto importanti da parte della Cina. Le dinamiche sono differenti, veniamo comunque da un trimestre difficile anche per il raccolto sudamericano, che ha presentato numeri decisamente inferiori rispetto a quelli degli altri anni, e questo aveva dato il là al rialzo generalizzato da inizio anno. Oggi c'è il WASD report, quindi vedremo a livello di scorte, di domande e offerta, che cosa ci dirà questa ennesima uscita da parte del Dipartimento per l'Agricoltura americano. Rimane comunque grande tensione, grande volatilità sul mercato, però attenzione, perché anche il ministro per l'agricoltura ucraino ha dichiarato che una parte dei terreni saranno seminati. Il mais viene seminato da metà aprile, quindi fra qualche giorno si parte, e ci sarebbero 7 milioni di acri da seminare. Vedremo a cosa si andrà incontro. Sicuramente sulle agricole, in particolare sul mais, concorre anche alla formazione di un prezzo alto l'alto costo dei fertilizzanti, che però è un trend che già è partito alla fine del 2021 e che già preoccupava il mercato. Infatti vediamo
che sulle scadenze del nuovo raccolto questa incidenza sta facendosi vedere. Guardate come galleggia sui massimi il mais più o meno da inizio del mese di marzo, siamo ben al di sopra, siamo a ridosso insomma dei $780, occhio anche allo zucchero che ha raggiunto un interessante massimo forse storico, no, non credo storico, assolutamente no, però insomma è un massimo importante, oltre 0,20 che in effetti avevo visto come soglia importante, siamo ai massimi da marzo 2017, oggi più 2,14%, caffè più 2,2% e anche il cacao in ripresa. Giancarlo, 20 sì, secondi allora, sul... vai. Sì, sullo zucchero e sul caffè c'è una dinamica che riguarda il Brasile e in particolare oltre al meteo, insomma, che non si sta comportando benissimo e all'attesa di deficit di raccolto, soprattutto sul caffè che si sta attestando su prezzi decisamente superiori a quelli degli ultimi anni, sopra 200, c'è la questione del real brasiliano. La moneta brasiliana si sta apprezzando fortemente contro il dollaro da settimane, questo sta contribuendo al rialzo di queste due commodity di cui il Brasile è primo produttore, perché naturalmente i prezzi ne beneficiano nonostante siano quotati in dollari. Quindi fin quando continuerà questo trend sul real brasiliano probabilmente potremo continuare a vedere molta forza sia sullo zucchero che sul caffè. Eccolo qua, il cambio dollaro real brasiliano, guardate come il dollaro americano ha raggiunto i 5,9 grosso modo, ha cominciato a scendere anche sotto un livello interessante che potrebbe essere i 4,91, rotto al ribasso, adesso siamo a 4,58, mai così basso il dollaro americano da marzo 2020, quindi dal pieno della pandemia. Giancarlo Dall'Aglio, sempre prezioso il tuo contributo, grazie, commoditistrading.it, buon fine settimana, alla prossima. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio Giacomo.